Mister, un Teramo rimaneggiato ma combattivo, quest'oggi esce indenne, davvero con grande carattere la squadra, sì, ha dimostrato, ha combattuto con grande orgoglio. Sono d'accordo, è stata una prova che doveva essere così, in un campo dove ci hanno lasciato le penne molte squadre, con una squadra molto organizzata che fa della fase d'attacco il fiore all'occhiello. Erano reduci da 7 gol fuori casa, avevamo battuto qui squadre molto importanti, ci voleva una partita così, determinata, rabbiosa, molto organizzata, molto tattica da parte nostra, e chiaramente sono contento, sono molto orgoglioso a vedere le squadre, a vedere la squadra che gioca in questo modo, che ha un impatto di questo tipo, mi rende molto orgoglioso. Sapevamo di trovare una squadra in questo momento in grande salute, che gioca un calcio importante, e questo ci ha permesso di fare un'ottima partita. Al di là del risultato bisogna, credo, sottolineare la prestazione, ecco. Abbiamo avuto un'occasione veramente colossale con Mungo, con Mimmo, però è stato bravissimo anche il portiere, l'ho invitato, ha fatto un capolavoro, però bisogna essere sinceri, credo che noi oggi abbiamo fatto una buona partita, il risultato più giusto è questo, però qualche volta, insomma, bisogna fare qualche furtarello, diciamo così, cioè riuscire a cogliere quell'attimo che ti permette di guadagnare 2 punti in classifica, che non sono determinanti, sono importanti, ma sono molto più importanti le prestazioni. Se noi abbiamo perso molti punti all'inizio del campionato e stiamo correndo dietro a quei punti lì, 2 persi proprio qui, un paio persi in casa, e sono quei 4 punti che alla fine però determinano anche una classifica che con 4 punti in più sarebbe molto importante. Andiamo alla ricerca lo stesso di creare una classifica migliore, però ci vuole sempre la razionalità, ma io credo che oggi hanno fatto tutti un'ottima partita. La linea difensiva oggi è stata meravigliosa, è stata molto elastica, molto veloce a salire, piano piano vediamo dei progressi, piano piano vediamo qualcosa sempre di più, e bisogna conservare questo e mettere dentro ancora qualcosa di diverso. Mancando Cianci, Magnaghi, Cristini, lo stesso Lasi, che abbiamo perso molta struttura, avevamo molto timore nelle palle inattive, invece sono stati molto attenti, molto bravi, c'è da fargli solo i complimenti oggi sinceramente. Poi ripeto, i complimenti li faccio anche a quella tifoseria che con noi è veramente splendida, anche oggi ci ha dato una grandissima mano, una grandissima spinta, veramente molto bravi. Una partita come si doveva fare per le condizioni del campo, per l'avversario. Abbiamo battagliato tutta la partita e penso che sia un pareggio meritato e giusto. Sì, abbiamo avuto 2 occasioni abbastanza nitide, soprattutto quella di Mimmo, di Mungo, però è peccato perché potevamo veramente portare a casa bottino pieno, però siamo contenti comunque della prestazione. Sì, loro al di là di qualche mischia, qualche calcio da fermo così, però occasioni pulite non ne ricordo, magari mi ricordo male ma non ricordo, quindi le occasioni più nitide forse le abbiamo avute noi. Furto no, si sa che comunque quando le partite si giocano su questi campi, comunque sono battaglie più che partite di calcio in cui magari non si riesce a giocare, però bisogna giocare sulle seconde palle, sull'aggressività, su non perdere i duelli aerei, quindi poi dopo possono saltare fuori i risultati magari anche con una sola occasione utile per far gol. Sì, siamo stati bravi a essere sempre compatti e non lasciare linee di passaggio a loro, perché l'avevamo visti, era una squadra che giocava bene, che però se si riusciva a arginare le loro azioni concedevano qualcosa poi dopo nelle ripartenze, quindi abbiamo fatto la partita giusta che si doveva fare, credo.